silenzio è un dono che va apprezzato. Salve a tutti ragazzi e ragazze, sono Old Snake e stanno due e bentornati sul Games Channel. Non dovevo fare nient'altro oltre che l'intro, cioè questo video si doveva chiudere con quello che avete appena visto in pratica, ma poi ho detto ok, invece di dire le cose che dovevo dire che mi ero programmato nel video gameplay prossimo, ho detto facciamo direttamente qui che è più coerente, poi dal prossimo si partirà di nuovo con Skyrim e tutte le questioni, insomma, lasciate in sospeso. Perché volevo leggervi in pratica due commenti fatti da voi. Questo video sarà semplicemente questo, anche perché durerà davvero poco, penso a ulteriori 5 minuti scarsi. Vi leggo il primo commento di Tarma. Queste sono discussioni inerenti proprio all'ultimissimo video di cui Shagorath e Namira erano protagonisti. Vi ricordate quando ho dovuto tradurre quello che c'era scritto in quelle lapidi, in quelle pietre? Ecco, sentite cosa dicono Tarma e Elisandro. Allora, Tarma dice questo: beh, Shagorath potrebbe non c'entrare niente con tutta quella questione che abbiamo visto. Magari quel bastone è un dono di Namira. Tra parentesi, se ben ricordi, la statua di Namira ha un piccolo scamp ai suoi piedi. Ora, andiamo subito, andiamo per gradi. Io non lo ricordavo, e questo è il problema, altrimenti ci sarei andato al volo. Allora, la statua di Namira però io ricordo dov'è, bene o male. Se non sbaglio si trova a sud di Bruma. Si dovrebbe trovare in queste zone qui. Queste cose non le dimenticherò mai. Andiamo a vedere cosa ci dice Tarma. Allora, vediamo un po'. Non ricordo neanche più come si mette. Più che altro, sempre dannato mouse. Forse ho trovato il modo proprio per mettere anche il pad. C'è una mod che fa sì di utilizzare il pad anche su Oblivion. Ok, qui ci sono. C'è un lupo e un bandito. Non è un problema ucciderla. Ok, va benissimo, è andata. Dovrebbe essere da questa parte. Qui a Bruma il tempo è sempre in questo modo, eh. C'è la neve perenne, anche perché siamo vicini ai Monti Geral e dall'altra parte c'è Skyrim, quindi è normale trovare un tempo del genere. Siamo vicini ai monti più grandi di Cyrodiil, più alti di Cyrodiil. Allora, vediamo. Non vorrei fare figuracce. Però vabbè, alla fine è sempre Oddio, è un scoprire insieme, perché più che altro non ho. Io pure mi ricordo che si trovava qui. Allora proviamo a salire ancora di più. Questi sono i difetti di Oblivion, vabbè, un gioco del 2006, ricordiamo. Lo sto giocando base, non moddato. Quindi il fatto che non carica
le altre cose, le altre robe. C'è in lontananza. Ci sta, è normale. Allora andiamo ancora più in qua. Cavolo, non pensavo di trovare difficoltà, sinceramente. Eccola, eccola. Era più indietro. Va bene. Andiamo da lei. E poi continuo a leggere il messaggio di Tarma. Eccolo qua. I soliti seguaci. Eccoli. Non ci parleremo, ragazzi, questa volta. È solo per vedere le osservazioni che ha fatto Tarma. Lui mi ha postato l'immagine, vedete? C'è uno scamp. Effettivamente, ai piedi di Namira. È raffigurata con questo essere. E ora continuiamo a leggere il suo messaggio. Allora, quindi, Shagorath potrebbe non c'entrare niente. Magari quel bastone è un dono di Namira. Se ben ricordi, la statua di Namira ha un piccolo scampo ai suoi piedi. Quello potrebbe essere stato un santuario dedicato a lei. Poi, dei seguaci di Shagorath si sono impadroniti del santuario e ne hanno eretto la statua. Ricorda che il santuario di Shagorath si trova lì vicino. Effettivamente, è vero. È quello dove, da cui siamo partiti il video, quello è il secondo. Cioè, è il santuario, diciamo, di Shagorath, quello ufficiale dove c'è la quest, dove ci sono anche i seguaci. Hanno preso il bastone, l'hanno trovato divertente e hanno cominciato a darlo in giro. Credo che questa sia la spiegazione. Questa è la spiegazione di Tarma. E ci sta. Anzi, se mi fossi ricordato di questo particolare, molto probabilmente sarei arrivato alla sua stessa conclusione. Quindi mi pare logico pensare a quello che mi ha appena scritto Tarma. Appena, vabbè, sono passate 2 settimane quasi. Ora vi leggo il messaggio di Lisandro che è stupefacente. Proprio non lo sapevo. Io queste informazioni non so dove si possono reperire, se c'è qualche libro, o io so che lui gioca molto, molto a The Elder Scrolls Online. Non so se da lì. Fatto sta che io sia Morrowind, che Oblivion non ne ho mai saputo questo. Però non è che Morrowind e Oblivion li so a memoria. Assolutamente no, assolutamente no. Quindi per me è di un fascino pazzesco queste nuove cose. Sentite. Namira è un termine che in tamrielico significa morte e decadimento, spesso usato anche dai Khajiit come esclamazione di maledizione, un malaugurio, disfacelo o disfortuna. È presente questa parola non in termini di riferimento a Namira Daedra, cioè ovvero quella parola che abbiamo visto sopra alla pietra. Io appena tradotto in Namira ho pensato subito a Daedra, ma invece no, è un'esclamazione, come dice lui. Ma in termini di disfacimento della mente, l'altare. No, così no. L'altare è dedicato al disfacimento delle menti sul quale solo i pazzi compiono i loro sacrifici. Namira, poi Daedra, è nata, o nato, dal cuore di Lorcan, nel momento stesso in cui il cuore gli fu cavato. Lei è l'oscurità del cuore dei mortali, causa della nostra decadenza e follia, che fece impazzire Lorcan, il quale ne fu libero solo dopo aver perso il cuore. Io appena letto avevo il corpo paralizzato dai brividi. Pazzesco, è pazzesco. Io ci tenevo a darvi queste altre spiegazioni, anche perché io lì sono stato totalmente sorpreso dal gioco, quindi non è che vi ho dato una risposta, anzi ero quasi nervosito che non ne avevo. Quindi volevo farvi partecipe di queste due spiegazioni che sono per me straordinarie. Ringrazio loro due, ringrazio come al solito tutti per i commenti che mi lasciate ogni giorno. Comunque il prossimo video uscirà penso il giorno dopo questo che state vedendo, oppure la sera stessa, non ne ho idea. Io dovrò registrare domani mattina. Ciao a tutti.